Va bene, giriamo un'altra. Un film che si chiama Rimetti a noi i nostri debiti, insomma c'ha un titolo un po' impegnativo, no? Allora che cosa ci dobbiamo aspettare? Siamo drammatico, commedia, tutte e due, che cosa Marco? Drammatico, abbastanza drammatico, insomma commedia non è commedia assolutamente, però insomma, ci sono momenti un po' ecco grotteschi, sono momenti di leggerezza, insomma situazioni al limite dell'assurdo, no? Però estremamente assolutamente reali che fanno anche sorridere. Allora, perché tu hai un grosso debito e non riesci a restituirlo, no? E quindi passi dall'altra parte, sei costretto. Beh sì, è come quando appunto sei al ristorante, non puoi pagare il conto e ti metti in cucina a lavare i piatti, no? Quindi quello fa un po' lui, dice l'unico modo che ho di pagarvi è lavorare per voi. Quindi loro accettano e lo affiancano a Franco che dovrà insegnargli il mestiere. Quindi è un'educazione criminale tutto sommato, no? Lo vogliamo dire? Ma certo, sì, il film tratta di quello. Io però quando non c'avevo i soldi per il ristorante scappavo, non lavavo i piatti. Questa educazione come procede? Perché tu sei il maestro, tu diciamo devi imparare, quindi il tuo personaggio fa resistenza, che cosa? Beh assolutamente, all'inizio il mio personaggio, come dire, giudica anche il personaggio di Franco, no? Pensa di essere diverso da lui, migliore, quando in realtà si ritrova, come dire, di fronte alla sua parte oscura ed è costretto ad accettarla e dice cavolo, allora io sono capace di fare certe cose. Una buona parte del film è girata in periferia, mi sembra di capire, no? Il mio personaggio lotta per la sua sopravvivenza, quindi non vive una situazione economica felice, chiaramente vive in una periferia e in un appartamento piccolo, insomma molto modesto, quindi ovviamente si raccontano storie di personaggi che vivono in periferia e che si scontrano con un mondo invece che vive da tutt'altra parte. Mi dite una cosa che non avete detto a nessuno oggi su questo film, un piccolo segreto che si può svelare a questo punto della lavorazione, che volete raccontare ad effetto notte? Tic tac, pensiamo. Quando mi richiedono queste cose mi viene l'ansia. Marco, è un momento molto positivo, grandi successi di ascolti, no? Per una serie che ha avuto apprezzamento critico e favore del pubblico. Oggi stavamo qui in conferenza stampa, vanno bustata al vetro sia a te che appunto a Clark. Beh, quello succedesse solo quello, insomma. No, ma insomma, altro che non è solo il vetro. Fermiamo le macchine, fermiamo il traffico. Lo so che tu sei abituato solo con Richard Gere. Deve essere fantastico essere Batman. Grazie, arrossisco di brutto sotto la maschera. Tu il tuo Batman Lego te lo porti dietro da un po', me lo fai sentire? Sì, assolutamente no. Assolutamente no, e quindi questo episodio è venuto in mente o assolutamente no? Assolutamente no. Sì, che non lo volevo fare, che non volevo fare. È vero. Non lo diciamo ai produttori. So, perché no, lo sanno.